Il passaggio della proprietà di un bene immobiliare può avvenire anche in forma gratuita. In tutti i casi in cui non è previsto il trasferimento di una somma di denaro tra le parti, parliamo di una donazione dell'immobile. La donazione è a tutti gli effetti un contratto tra due soggetti, il donante, che regala la casa, e il donatario, che la riceve in dono. Esistono due tipi di donazioni, quella diretta e quella indiretta. Ti spiego le differenze. La donazione diretta è un atto pubblico e formale, ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni, attraverso il quale il donante cede la proprietà gratuitamente. Il notaio dovrà compiere alcune dovute verifiche, le visure catastali e ipotecarie, oltre alla trascrizione della registrazione, successivamente alla stipula del contratto. La presenza di un notaio, per quanto si debbano sostenere dei costi, è indubbiamente un vantaggio dal punto di vista della validità dell'atto. Inoltre, in questo modo, il donante è responsabile per eventuali vizi dell'immobile o in caso di rivendicazione da parte di altri soggetti. Lo scopo della donazione indiretta è lo stesso della donazione diretta. L'obiettivo si realizza però con l'acquisto da parte del donante dell'immobile che poi viene direttamente intestato al donatario. La caratteristica di una donazione indiretta sono essenzialmente due. È necessario l'atto pubblico notarile, ma c'è solo un passaggio di proprietà e non due. Se hai bisogno di valutare questi aspetti, capire quale delle due donazioni conviene dal punto di vista fiscale o anche solo per un consiglio in ambito immobiliare, vieni a trovarmi. La mia mission è diventare il tuo agente immobiliare di fiducia.